Bentrovati amici alla nostra rassegna stampa, la rassegna stampa di Fano TV per oggi. Leggiamo come sempre sul resto del Calino e sul Corriere Adriatico per quanto riguarda le notizie di carattere locale ma anche di carattere regionale e vediamo che il santo del giorno con il quale cominciamo la nostra giornata oggi è Santa Luisa de Mariac. Una santa francese, durante la sua vita, improntata a una fervente vita religiosa, incontrò alcuni santi che furono i capisaldi della Chiesa cattolica, santi che gli diedero un esempio da imitare, veramente molto molto fervente, per cui Santa Luisa riuscì poi a diventare santa anch'essa. Ebbene, questi santi sono San Vincenzo De Paoli e San Francesco di Sales. E Luisa fondò insieme a questi santi la Congregazione delle Figlie della Carità dedita all'assistenza dei malati e al ricovero dei poveri. Carità e preghiera furono eh, l'impronta del suo stile di vita, quindi una Vita dedica soprattutto al sacrificio. Ed ora diamo un'occhiata alle previsioni del tempo. Vediamo che il tempo nelle Marche si mantiene stabile e asciutto su tutta la regione. Cieli sereni o poco nuvolosi, le temperature sono in rialzo. Le massime arriveranno oggi fino a 15 gradi. I venti sono deboli, sulle coste spireranno da una direzione di sud-est mentre all'interno da sud. Il sole che stamattina si è alzato alle 6.20 e tramonterà alle 18.15. Le giornate continuano ad allungarsi. Apriamo il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano. E vediamo che le aperture, ma le vediamo poi anche sul resto del Carlino, vengono dedicate agli aiuti a favore della Ucraina. Staffette della solidarietà, tre consiglieri vanno a salvare tre donne e i loro bambini partono da Fano per raggiungere la frontiera tra la Romania e l'Ucraina. Viaggio fino al confine dell'Ucraina, si aggiunge poi un secondo pulmino pesarese per due mamme e i figli. Questi tre consiglieri comunali, sono due consiglieri e un assessore in realtà, Enrico Cipriani, Edoardo Carboni e l'assessore Etienne Lucarelli, partono questa sera intorno alle ore 20 dalla sede della cooperativa Tre Ponti con un pulmino da nove posti. Si alterneranno alla guida non stop fino a raggiungere il confine tra la Romania e l'Ucraina. <ride> Vediamo se riesco a vedere quali sono le località che dovranno raggiungere. Eh, si tratta di Porubne da una parte e Siret dall'altra, eh, oltre 20 ore di guida ininterrotta per caricare eh, le figlie di una signora che abita a Fano. E che è in grande apprensione per la sorte appunto delle figlie e dei nipoti. Sono due figlie, la cognata e tre bambini. Sono sei persone che verranno riportate a Fano dove troveranno una sistemazione. Con loro parte anche un pulmino che sarà guidato da due vigili del fuoco di Pesaro e da un agente della polizia stradale per andare a prendere altre due mamme con tre bambini, altre cinque persone. Che torneranno nel nostro territorio. Silenziosi ed economici i quattro mezzi elettrici di ASET. Sono stati presentati ieri in zona Pincio a Fano. Entreranno in servizio in centro storico e zona mare. Sono mezzi silenziosi, mezzi che potranno poi anche risparmiare, far risparmiare l'ASET per quanto riguarda le spese per il carburante. Si tratta insieme di una flotta di 150 veicoli che risente del rincaro dell'energia. Qui vediamo una foto della presentazione di questi quattro nuovi mezzi che entreranno in servizio per l'igiene ambientale. E ieri c'è stata anche un'altra presentazione, una presentazione che riguarda un servizio di carattere sociale è avvenuta al Pari Centro. È nato il Rainbow Hub contro ogni forma di discriminazione al Pari Centro, il primo sportello regionale per intercettare il disagio nascosto. Dunque si allarga il fronte dei diritti coperto da questa struttura. Con il progetto Rainbow Hub anche la comunità adesso qui il nome è illeggibile la comunità LGBTQIA, insomma un nome che non riesco a pronunciare, trova casa nella struttura ideata a tutela del mondo femminile e ora destinata a distinguersi anche come centro di avanguardia, si parla del paricentro, nella lotta alla discriminazione e al disagio che segnano ancora l'universo arcobaleno, rainbow arcobaleno, contro ogni discriminazione. Studio segreto in corso l'indagine ASET. Vi ricordate quel documento che è venuto fuori così all'improvviso nei confronti eh, delle mire nutrite da Marche Multiservizi nei confronti di ASET per una eventuale fusione? Documento che è stato discusso a lungo sia in Consiglio Comunale che nella Commissione Garanzia e Controllo. Ebbene, ora eh, spetta all'ASET fare le indagini per verificare se, a parte il fatto che bisogna verificare se qualche numero, qualche dato è uscito senza il permesso dall'interno dell'azienda, ma bisognerà verificare anche se c'è qualche discrepanza tra eh, i dati che vengono oh, resi noti da questo documento e invece quelli che sono a bilancio. È stata affidata al Collegio Sindacale del Consiglio d'amministrazione di ASET l'indagine sullo studio intestato Aera di Bologna per l'aggregazione tra ASET e Marche Multiservizi, datato settembre 2019, per verificare se ci sia stata un'uscita non autorizzata dei dati riservati dell'azienda fanese. Insomma quel documento che poi è stato reso noto dal Corriere Adriatico ed è stato lo stesso giornalista che firma l'articolo Lorenzo Furlani a relazionare nell'ambito della riunione della Commissione Garanzia e Controllo. Troppe pressioni su Fano si passi al lato di Ancona, lo dichiara la consigliera regionale Marta Ruggeri. Sulla gestione dei servizi pubblici locali sta montando ormai da troppo tempo in provincia di Pesaro Urbino, secondo appunto la consigliera regionale, una inaccettabile ostilità verso Fano e verso l'Aset. Eh, e, e quindi occorre intervenire, occorre far sì che la situazione venga calmierata. In modo da ritrovare una serenità per poter poi affrontare nel migliore dei modi le sfide del futuro. Ingegneria e informatica arriva Il Carro del Futuro, un articolo che riguarda il progetto ITI che non solo finanzia la ristrutturazione del eh, Sant'Arcangelo ma grazie ad un bando finanzia la realizzazione di tre carri per 70.000 euro ciascuno, eh, carri tecnologici, carri che dovranno fare riferimento in modo particolare alla robotica e questo è uno degli aspetti particolari più innovativi che poi renderanno più interessante, più attuale, più creativo il laboratorio del nuovo carnevale appunto che sarà inserito al Sant'Arcangelo ovviamente rispetto al cantiere che sono il cantiere di Viale Piceno passiamo ora a Fossombrone dove Cristini lancia il tartufo fenoturismo vacanze tra bosco, vigna e cucina torna la mostra al mercato del Bianchetto, il tartufo Bianchetto Abbinato al vino bianchello nei prossimi due weekend, Tartufo Feno Turismo, nuovo brand turistico per una vacanza sensoriale tra bosco, vigna e cucina. E questo è il tema del convegno nazionale che, è stato, che verrà organizzato il 27 marzo nella chiesa di San Filippo. È una di quelle esperienze, eh, tra virgolette, del turismo esperienziale che fa sì che il turista... Uh, venga attratto dalle sue passioni personali, delle passioni che possono uh, concretizzarsi non solo rispetto alle attrattive generali che possono essere quelle dell'arte, cultura, del paesaggio, eccetera, ma delle iniziative mirate che possono far scaturire la voglia di venire a passare le vacanze proprio in quel territorio per fare quella esperienza. Completato il restauro del palazzo del cardinale, siamo sempre a Fossombrone, sono stati sbloccati i lavori alla Corte Bassa e risolti i disagi dei residenti, manca però il cortile. A Pergola siamo l'esercito della pace, gli aiuti sono già in Ucraina. L'assessore Santelli ringrazia il cuore grande, grande di Pergola e i volontari di Slow Food. La solidarietà della città di Pergola ha già raggiunto quel paese tormentato. L'amministrazione comunale ha aderito all'iniziativa di Slow Food di Urbino per reperire viveri e altro materiale che nelle ultime ore sono stati consegnati presso la base umanitaria della regione di Cernivizzi, quindi hanno già raggiunto la località. Uh, destinataria dove ci sono tanti profughi, tante persone, ancora non sono profughi perché sono rimaste lì, e hanno bisogno di tutto, dai primi generi alimentari, eh, dal, dall'esigenza di coprirsi eh, poi dal freddo, insomma tutto quello che serve per una vita il più possibile normale, anche se questa parola suona molto strano in quel paese in questo momento. Sulla pagina di Senigallia vediamo che sono iniziati i lavori sul lungomare Da Vinci, via i lavori per il doppio senso. Dovrebbero concludersi in due mesi, il costo è di 200.000 euro. E il lavoro è finanziato a metà da regione e comune. Si tratta dell'intervento destinato a interrompere la viabilità, gli operai si sono già messi al lavoro. L'intervento riguarda il ripristino del doppio senso di marcia sul Lungomare da Vinci al Ciarnin dal sottopasso di via Galilei al circolo Fratelli Bandiera. Insomma, un intervento che viene molto, molto atteso, eh, soprattutto dai residenti. Sulla pagina regionale vediamo una nuova nomina, è la responsabile regionale della Confindustria. Si chiama Annarita Pilotti. Confindustria Pilotti, nuova presidente, e per la mia gente ha dichiarato: subentra Claudio Schiavoni, è una imprenditrice fermana che ha sciolto la riserva e scende in campo per aiutare tutta la regione. Con quello che sta succedendo, ho capito, ha dichiarato che non posso tirarmi indietro. Anna Rita Pilotti, eh, del 1958, è nata appena a San Giovanni nel Maceratese. È arrivata nel fermano per amore, così si dice. Era il 1995 quando rinunciò alla divisa di poliziotta per entrare nell'azienda fondata da suo marito, Graziano Cucù. Il 2 giugno del 2012, entrambi, marito e moglie, furono nominati Cavalieri al Merito della Repubblica per volere del presidente, allora Giorgio Napolitano un passato anche da maestra d'asilo e da benzinaia. La Pilotti, madre di quattro figli, è stata la prima donna presidente dei produttori italiani di calzature. Era il 9 giugno del 2015 a Milano quando venne eletta la guida della Asso Calzuturifici. Da poliziotta ai calzaturieri, tutti i record di una donna Mix di moda e innovazione. Sono due articoli che riguardano lo stesso tema, lo stesso argomento. Giovani e occupazioni, istruzione sociale, un miliardo dalla Unione Europea. Arrivano fondi, i fondi europei. Aumentano dunque i finanziamenti dopo la retrocessione tra le regioni in transizione delle marche. Marcolini, il PIL marchigiano in Europa, ha perso. 26 punti percentuali dal 2000. E poi il problema della Bolkestan. Ieri c'è stata una nuova manifestazione in Regione da parte dei concessionari di spiaggia. Gli imprenditori balneari chiedono alla Regione di restare al loro fianco in questa battaglia. Eh, che prima era contro l'Unione Europea, poi continua a esserlo contro l'Unione Europea, ma ora si indirizza in modo particolare verso il Parlamento che ha recepito questa direttiva. A rischio sono 868 stabilimenti. È intervenuto anche il presidente della regione Acquaroli che ha detto: prima serve la mappatura, la mappatura a livello nazionale. La necessità di completare la procedura di mappatura nazionale delle aree dei maniali e la verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della Bolkestein, così ha dichiarato Acquaroli. Senza mappatura, qualsiasi atto sarebbe una forzatura che sottintende qualcosa di diverso. Probabilmente lui allude ad una scelta di carattere politico, di carattere settoriale. Ricoveri impicchiata nonostante il rialzo della pandemia, più 24% di contagi nell'ultima settimana a livello regionale, ma in un mese i pazienti Covid si sono dimezzati in area medica e ridotti a un terzo in terapia intensiva. Lo vediamo qui sintetizzati in questa tabella. Vediamo che rispetto al 14 febbraio... Il 14 marzo c'è stata una incidenza dei ricoveri in area medica del meno 7,5%, i ricoveri in terapia intensiva sono calati del 26, i positivi attuali sono meno 1,9%. Insomma, i positivi diminuiscono in maniera molto, molto temperata. Ed è la farina, l'oro bianco, panificatori e pizzaioli, rincarata già tre volte. Altro articolo, l'abbiamo visto anche nei giorni scorsi, come molti settori accusano aumenti indiscriminati per quanto riguarda il caro vita. Questa volta si parla di farina e quindi si parla di fornai, panificatori, pizzaioli. Eh, di fronte a lievitare di costi c'è chi teme la speculazione. Domani c'è un, un incontro, un confronto interno, tra i panificatori associati Confcommercio per capire quale strada sia praticabile nel breve-medio periodo, insomma, hanno subito forti rincari, la bolletta del gas ovviamente la farina, i latticini come la mozzarella e l'energia elettrica. Insomma, se ne accorge anche il consumatore quando va a fare la spesa nel supermercato. Ma anche andare al ristorante ora diventa sempre più esoso. Noi ristoratori in una bolla siamo diventati stagionali. La categoria le prese con aumenti diffusi e il timore di speculazioni. Insomma, anche loro sono nei guai perché fare pagare un piatto di pasta a 20 euro, dicono, diventa una cosa improponibile. Articolo di cronaca sulla pagina di Pesaro, Bebite Pisti, il freno denunciati a Vismara, i giovanissimi vandali. Ebbene, la questione della delinquenza minorile è sempre molto pressante. Otto minori denunciati dalla Polizia Municipale di Pesaro per vari reati negli ultimi due anni. I dati sono stati resi noti dall'assessore alla sicurezza Enzo Belloni. Un ragazzino denunciato per false attestazioni e dichiarazioni a pubblico ufficiale. Un altro ragazzino denunciato per tentato furto. Un terzo per ricettazione. E poi nei primi due mesi dell'anno, di quest'anno, ci sono già stati tre denunce. Si tratta di tre ragazzini, tutti minorenni, che sono stati denunciati dalla polizia locale per danneggiamenti segnalati nella zona di Catabrighe. Insomma, veramente il fenomeno della delinquenza minorile è pressante e occorre cercare di porvi rimedio. Miralfiori, il nostro modello diventa la fioritura di Norcia, sembra di essere a Castelluccio, secondo le previsioni dell'assessore Belloni, per quello che dovrà diventare questo parco che ha però diversi problemi di ordine pubblico. E passiamo ora al resto del Carlino, dove in prima pagina vediamo questo bellissimo volto di una ragazza. Si tratta di una Ucraina che era riuscita a uscire dal suo paese tormentato dalla guerra, veniva nel nostro territorio per aspirare alla salvezza con i suoi bambini, giunta nei pressi di Forlì il pullman su cui viaggiava ha avuto un incidente, si è ribaltato e questa bella ragazza è morta, è deceduta, insomma una disgrazia veramente eh, drammatica. Tatiana, la morte sulla strada verso Pesaro scatta la mobilitazione per i figli, aiutiamoli. Marcella, la volontaria di Casa Fiducia, l'aspettavamo dice al casello, poi la tragedia, il papà che combatte in Ucraina è stato avvisato. Erminia Borzi, Erminia Borzi che, il cui grande cuore ha, le ha permesso di ospitare queste persone che arrivano dall'Ucraina accoglierà i familiari della donna. Il comune dice aiuti le famiglie pesaresi che ospitano a pagare soprattutto le utenze, aiuti a pagare le utenze. L'appello di Erminia Borzi, non ci si può limitare a smistare i profughi in strutture, a volte poco ospitali, vedo troppa burocrazia e qui in questa eh, fotografia, noi invece vediamo il pullman che si è ribaltato e ha causato la morte. Appunto, di Tatiana, la nonna, la mamma e la sorella di questa donna partono oggi. Abiteranno nella casa di via De Gasperi. Bici e palloncini per l'addio a Marco, eh, il sedicenne morto martedì scorso mentre andava a scuola con lo scooter. Christian, uno dei più cari amici, dice. Non siamo riusciti a fare tutto ciò che avremmo voluto, quindi un rimpianto per la perdita del suo amico. E qui vediamo delle fotografie del suo funerale che si è svolto ieri all'aperto a Borgo Santa Maria. Il comitato di Borgo Santa Maria torna all'attacco: quella strada è maledettamente pericolosa ed è la strada del Montefeltro, dove soprattutto eh, c'è un incrocio molto, molto pericoloso. E poi il giornale parla di ladri di marmitte. Ogni colpo costa 1.800 euro. E quanto serve per riparare l'auto? Sono state rilevate una decina di furti nelle ultime settimane, bersaglio soprattutto le utilitarie parcheggiate in zona di Viale Liberazione. Una decina di auto sono state depredate nelle ultime settimane, tanto che qualcuno dei proprietari si è elementato anche sui social. Il proprietario si accorge subito quando mette in moto la macchina, perché sente dei rumori molto, molto eh, diversi dal solito, molto assordanti, eh, e si accorge appunto che la marmitta non c'è più, è il tubo di scappamento, insomma, eh, bolle, bolle. Vediamo ora la pagina di Fano, dove si parla di una nuova struttura in fase di realizzazione da parte dell'amministrazione comunale. È la pista ciclabile che correrà sul marciapiede del tratto di Via Roma tra Porta Maggiore e il Ponte Storto in programma un potenziamento della rete. Percorso protetto su Via Roma, quello già esistente in via Kennedy sarà delimitato. È un progetto che rientra nel progetto Iti una fase di progetto del progetto Iti che verrà finanziato appunto da fondi regionali scusate da fondi regionali eh, che saranno, che, saranno messi, che sono messi a disposizione infatti tra poco si procederà a questo intervento si eliminano i parcheggi al lato del marciapiede si amplia eh, il percorso protetto e verrà utilizzato sia per il percorso pedonale che per quello oh, ciclabile. La perdita è di 33 posti auto, <coughs> ma i parcheggi lato negozi non saranno toccati. E poi c'è una dichiarazione del presidente degli albergatori, Luciano Cecchini, per quanto riguarda lo spostamento della fiera di San Bartolomeo verso il Lido. Gli albergatori dicono finalmente perché i box, che venivano, le, le, le bancarelle che venivano sistemate nella Sassonia bloccavano il lavoro di almeno 6-7 alberghi. Mezzi elettrici contro il caro carburante. L'Aset mette in campo quattro veicoli per la raccolta indifferenziata. Sono economici ed ecologici. E sono stati presentati, come abbiamo detto, ieri al Pincio. Il piano delle opere pubbliche a Colli Al Metauro, un investimento di 10 milioni di euro tasse invariate e più 150.000 euro di fondi destinati al sociale. Tutto è contenuto nel bilancio preventivo per il 2022, affrontato dall'amministrazione. Ad entrare nel dettaglio è l'assessore competente, Emanuela Primavera. È rimasta invariata l'aliquota ordinaria IMU del 9,4 per 1000, il massimo consentito lo sappiamo è del 10,6 e anche quella a 7,6 per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado, sempre per quanto riguarda l'Imo. Immutata pure l'addizionale IRPEF, che è allo 0,8% il massimo di più, non si può fare, con una soglia di esenzioni però fino a 10.000 euro, mentre in altri comuni si paga a scaglioni. E pagano anche quelli che hanno un reddito inferiore ai 10.000 euro. Nuova tranche di buoni spesa e contributi alle famiglie a Cartoceto. Ad illustrarlo sono il sindaco Enrico Rossi e l'assessore ai servizi alla famiglia Sonia Gambini. Invece per quanto riguarda Urbino, vediamo che la Galleria Nazionale delle Marche, che si trova a Palazzo Ducale, Esporrà 300 opere in più, tutte da vedere, perché il direttore della galleria Luigi Gallo aprirà in due fasi l'intero secondo piano di Palazzo Ducale. Finora era visitabile solo la metà del braccio est e il patrimonio fruibile quasi raddoppia. Dunque l'inaugurazione avverrà in due momenti. Il 6 aprile si riapriranno le sale roveresche. Il 10 aprile verranno inaugurate altre otto sale, eh, eh, scusate il 6 aprile, il 10 luglio altre otto sale, perciò entro l'estate se ne avranno in tutto 18 aperte. E siamo ormai in conclusione, voglio soltanto farvi vedere qualche notizia di sport, si parla della vis. Che guarda con fiducia al nuovo incontro con il Reggio Emilia, con la voglia di stupire. Oggi alle 21, gara proibitiva contro la seconda della classe. E per quanto riguarda il Fano, invece, la situazione non è certo agevole: Fano ha perso la faccia, tutti sotto esame. L'ira del presidente russo dopo la sconfitta con il notaresco. Vediamo che questa svegliata possa risvegliare veramente i cuori. È tutto per il momento. Massimo Foghetti vi saluta. Completiamo qui la nostra rassegna stampa con un appuntamento a domani alle ore 7. Questo è tutto e vi auguro buona giornata.